Cocco! Oro! E fine le fare burdello! Assuda sta radio! Ta presta ta mente, come qua, muoviti, porta sto martello qua! Non mi sta facendo un sbolone, mo, figlio! Sì. Dammi sto martello, cacciate sto barretto, forte! Va paese piglio, va paese piglio pane, va! Questa musica è musica, andai a musica in hack-up! C'è qualche rom che lavora, ci sono tanti rom che grattano, questo non è che sia una scoperta particolarmente eccezionale, eh? No, ma guardi che sono anche... coloro che delinquono sono anche italiani. Oro! Non è questo oh! Finisti mo mangio, figlio? Sì! E andiamo, andiamo! Piglia su sacchetto e porta sillo a Mastro Ciccio! Se sono condannati devono stare in carcere. Scusate, Gaspari. Opa! Oh. Ma tu non vieni, Mufati? Vieni, Mufati, ma guarda sto tuo pagliaccio e vieni. Va tu, va! E non giri girando questa bruciochetta! La settimana scorsa abbiamo parlato della chitarra battente, stamattina invece vorrei parlarvi della lira calabrese. Uno strumento musicale caratteristico di zone della Calabria. Emma Libera, siamo con la testa sulle nuvole stamattina? No, professoressa. Come si chiama l'artigiano che costruisce la lira? Il maestro liutaio. Maramandra! Ciao! Ciao! Come ti chiami? Rocco, e tu? Io mi chiamo Emma Libera. Perché continui a guardarci alla finestra? Lo sa che dovresti venire a scuola? Sì, lo so. Vieni domani a scuola. Oh, figlio, dammi un martello, figlio. Oh padre, posso dire una cosa? Che buono mi dice figlio mio, dimmi. Domani posso ir a scuola. E torna a questa scuola, figlio mio. Non puoi ir a scuola, figlio. Andiamo fatichi. Per chi? Perché sogno patata, figlio. Basta, non mi fare, per favore, io sogno inraggiato. Ma come non voglio mai a scuola? E domani non va a scuola. Ma tutto vanno. Metti di ogni figlio, eh? Che ti ha imparato l'educazione? Che ti ha imparato l'educazione? Forza, via, bici a cammina. Thank you.
Avanti. Buongiorno, preside. Buongiorno, professoressa. Venga avanti, venga. Chiedeva di me? Sì, volevo qualche novità su Biancofiore. Purtroppo ancora niente, preside. Sono andati anche i carabinieri a casa, hanno cercato di parlare con i genitori, ma soprattutto il padre non vuole sentire ragioni. Va bene, guardi, me ne occuperò personalmente. Vada, prego. La ringrazio, buona giornata. Arrivederci. Oh, l'aprite l'occhio, Zin! Oh! Parani, baialo! A mancano da quest'ora, pa! Ora tu! Ce la sei, padre! Buongiorno, Biancofiore? Per ferro vecchio venisto! Ma che Biancofiore? Biancofiore? Che tutto Biancofiore, sì! Il papà di Rocco Biancofiore. So io papà di Rocco Biancofiore, che fece mio figlio? Io sono il preside del liceo. È da mese che sto ragazzo non viene a scuola. Che cosa sta succedendo? Ah, e sentilo poco. Venne tu mo cogli ferro vecchio. Venne tu mo fatichi. Ma scusate, non gli permettete di venire a scuola a sto ragazzo allora? E mo mangia mio figlio con cedona. Ma vi rendete conto che lo danneggiate? Senti, com'è? Mio figlio a scuola non bene. Costa musica, costa scuola. E allora vi costringete e vi mando gli assistenti sociali? Senti, compa, vengono già i carabinieri qua. Ah, così la sì, vengono i carabinieri. Va bene. Se vogliamo cantare mi suona, mio figlio. Voglio essere cosa come Damiano. Va bene. Vi sentiamo a cammino. Ci vediamo. Ci vediamo, sì, vi sentiamo a cammino. Mazzatemi te veglio. Ora mandremo te peglia. Ora viene una famiglia con questa scuola. Frate, te onde? La camera sua. Vado in cima a qua, come oggi io. Rocco! Oro! Oh! Vieni che ti volevo qua. Che bopo! Dico, mattino non andiamo a fare camo. E oddio! E andiamo a portare mamma a visitare l'ospedale. E io che faccio? E tu, fa che boh, figlio. Fa che tu che boh. Grazie, boh! Immara, mandro quanto pesi! Buono, buono, va corto ora, va corto, figlio mio, va. Va corto. Secondo. Che ci fai qui, Rocco? Perché non sei in classe? Volevo darti questa. Che cosa? Una lira. È stupenda. Dove l'hai presa? L'ho fatta io, per te. Per me? Davvero? Grazie.